Bentornati, seconda parte della chiacchierata, della lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Gianluigi Zampieri riguardo Franco Ferrara. Vi ricordo che il progetto originale era editare questa chiacchierata che ho fatto con Gianluigi Zampieri in qualcosa di più contenuto, ma poi ho deciso di tenerla integrale e quindi ho dovuto interromperla bruscamente la volta scorsa. Perché non era previsto appunto farne due parti, ma diventava troppo lungo pensare in un video solo. Riprendiamo esattamente da dove abbiamo interrotto l'altra volta e andiamo quindi a sentire cosa ci ha detto Gianluigi Zampieri sul suo maestro. Io credo che, non so quali fossero le ragioni, ma sicuramente la ragione c'era, però la storia ci dice che quella che noi chiamiamo tecnica e che in buona sostanza non sappiamo riassumere, perché se a me chiedono cosa sia la tecnica direttoriale, io ho fatto dei corsi di direzione d'orchestra, li ho tenuti, da quest'anno ne terrò uno istituzionale al Conservatorio di Perugia. Ma io sinceramente non ti so dire cosa sia la tecnica della direzione d'orchestra. Io ti posso dire cos'è la chiarezza e che se hai la chiarezza, la tecnica è insita. In sostanza, come direbbe il nostro comune amico Nello Salza, che non è un direttore, ma per fortuna nostra non lo è, perché se lo facessero farebbe anche bene, dice: ma tu le Ciao Nello. conosci? Dice: ma tu lo sai qual è il colore delle copertine del Ciriaco? E che in questa cosa c'è un mondo, perché se tu sai solfeggiare, non importa quale sia la bellezza del tuo gesto. Allora, la storia ci dice che giganti della direzione d'orchestra, come Kubelik, come Furtwängler, io ci metto anche Kleiber, perché Kleiber era chiaro, ma Kleiber non aveva niente dell'impianto che noi diamo all'allievo di battere la croce, il triangolo, l'ombrello, la mezzaluna e la croce come se fossero dei simboli alchemici. Non c'è, questi non avevano nulla e ci sono altri direttori anche più moderni. Io ricordo Emmanuel Krivine, un direttore fantastico, veniva dal violino, credo sia stato addirittura allievo di Heifetz, direttore fantastico, ma non supererebbe un esame di ammissione a un propedeutico di direzione d'orchestra oggi. Oggi si tende ad un braccetto sintetico chiaro, oppure si tende alla gestualità selvaggia dove non c'è assolutamente nessun riferimento alla metrica, ma è più un atteggiamento coreografico che serve per bucare il video. Ma se noi parliamo della vecchia generazione d'oro, di quella che noi abbiamo visto e con la quale siamo cresciuti, questi grandi non avevano la tecnica. E allora, io recentemente mi sono visto un uccello di fuoco diretto da Stravinsky stesso, del quale si dice pesta e corna, ma è di una precisione millimetrica, ferma l'orchestra e corregge le relazioni di tempo, e ha nel braccio, quanto è il braccio di un compositore che dirige se stesso, quindi con tutti i limiti, c'è proprio la perfetta cognizione di quello che vuole. Poi che la sagra più bella sia quella di Bernstein è un altro conto. Comunque se la cavava anche Certo. Stravinsky davanti all'orchestra. Ecco, un Certo. altro direttore meraviglioso era Mascagni. Mascagni aveva un braccio veramente splendido, affascinante. Riga Strauss no, Riga Strauss dirigeva svogliato. Tutto così, Perché? picco. Sì, ma anche perché aveva anche il vantaggio di avere direttori vicino a lui come Clemens Krauss ed altri di una grandiosità inimmaginabile, ognuno nel suo. Quindi Ferrara non interveniva sul nostro braccio, non inibiva, non condizionava, ma cercava di portarci ad avere una visione sintattica, formale, strumentale. Cosa succede in quel momento? Chi suona? Chi è più potente in quel momento? Chi comanda lì dentro? E allora tutte queste cose facevano un tutt'uno che era il rispetto, il rigore verso la partitura. Niente che fosse mirato all'autocompiacimento. Io sempre devo citare me stesso perché sono episodi che ho vissuto, perché i miei studenti lo sanno che io parlo sempre del maestro, raramente parlo di me.
Allora, sempre a Siena succede che un bel giorno mi viene assegnata la suite numero 2 del Cappella Tre Punte. Allora, se tu sul flauto magico, sul primo tempo della scozzese, della pastorale, sei tenuto, ti senti vestito da Mendelssohn o da Mozart, per cui sei imbracato in un costume, no, che ti costringe anche a una gestualità di vita, con Defaia perdi i freni inibitori, soprattutto alla fine del terzo movimento. E quando sei giovane, diciamo che è gioco forza che tu ti lasci andare, però la presenza del maestro ti costringe anche a dei limiti di eleganza, devi recintare la tua esuberanza, e lo fai, e dopo anni hai imparato che devi dirigere in un certo modo, non devi fare lo spettacolo. Allora, quel giorno, caso volle che mentre io iniziavo a leggere e a provare Cappella Tre Punte, entra qualcuno del teatro e dice: maestro, c'è una telefonata per lei. Cosa che sinceramente non era mai successa, nessuno si sarebbe mai permesso di venire a chiamare il maestro durante la lezione per alzarsi, quindi dover camminare, andare alla biglietteria, no? Del teatro a rispondere al telefono. Lui non fece una piega, mi fa continua e esce per andare a fare questa telefonata, a ricevere la telefonata. Io ho continuato il mio lavoretto, ho fatto quello che dovevo fare. Arrivato il terzo movimento, sarà che il maestro non c'era, sarà che mi sono detto chissà quando mi capiterà mai di rifare la suite e cappella a tre punte, che la cosa mi è sfuggita di mano. E sì, mi è scappata di mano, perso il controllo, però alla fine feci una cosa che, ma mi venne così, non era una cosa, non preparavamo i gesti, perché i gesti preparati lui li sgamava subito e lì era pericoloso. Allora, alla fine, sul rullo che c'è prima dell'accordo finale, io mi ricordo che mi fermai, aspettai, sono due misure di tamburo, e ho chiuso con la sinistra, chiudendo le tre dita così. Finisce tutto, si sente un accenno di applauso. C'erano altri studenti, anche c'erano gli uditori, certo. All'epoca era una marea, certo, certo. Ai corsi di Ferrara. Si sente un accenno, così, un inizio di applauso e un shh. Io a quel shh ho sentito gelarmi il sangue, perché ho riconosciuto chi l'aveva fatto. Cosa era successo? Che lui aveva fatto finta di ricevere una telefonata. Era uscito, era rientrato dalla parte di dietro della platea, si era messo in ultima fila e si era guardato tutta la prova mia senza fermarmi, perché lui ufficialmente non c'era. Poi, durante il terzo movimento, a passi suoi lenti, era arrivato fino a metà sala e si era sentito tutto quanto fino alla fine e aveva visto pure questa chiusa. Allora, si presentò la seguente scena. Io riconosco la voce, abbasso le braccia, scendo, mi giro, scendo le scale e lo vedo. Ah, hai presente gli spaghetti western con Clint Eastwood, no? Gianmaria Ponte? Il duello. Ecco, quello pronto a mettere le mani nella fontina e prendere due pistole, no? Allora, ti puoi immaginare chi avrebbe vinto nel caso nostro. Allora, lui si avvicina e va verso il suo posto. Io scendo le scalette in legno e vado al patibolo verso il suo posto, pronto a tutto. Silenzio. Lui mi guarda e mi chiede: ma quella chiusa? E io ho detto: maestro, sa, ho pensato che era mia intenzione non voler essere troppo plateale. Botta sulla spalla mi fa: e te ne sei accorto all'ultima battuta? Quindi si era visto tutta quanta la prova,
compresi i miei voli. Certo, nei quali hai perso il controllo, diciamo così. Ho perso il controllo del mezzo e mi sono fatto prendere, e tanto il maestro non c'è. Lui stava, cioè, quando mi ricapita? Beh, una trappola del genere io non l'ho mai avuta da nessuno, l'ho avuta da lui, e anche quella poi a posteriori ti forma, perché tu poi la sera torni a casa e dici: Madonna, che figura che ho fatto, ha visto tutto quanto quel balletto combinato, perché qual è la spia? Non è che mi ha insultato, chi pensi di essere Nureyev, e che nel momento in cui io gli ho detto non volevo essere plateale, lui mi ha detto: te ne sei accorto all'ultima misura. Questo ti dice che tutte le misure prima le aveva viste. Certo. Capisci? Lui era così. A volte non andava direttamente, girava intorno, però ti faceva capire che aveva capito e sapeva. Comunque sapeva. Io oggi parlo del maestro a una generazione che non ha visto nemmeno Karajan, a una generazione che non ha visto Bernstein. Per cui come noi guardiamo Furtwängler che dirige Don Giovanni, sai, lo scarto temporale è ampio, la distanza, perché quando tu parli a questi di quella generazione è come parlare di Garibaldi, Cristoforo Colombo, Dante Alighieri, certo. Roba del passato. Per noi che le abbiamo vissute sono cose che fanno parte ancora del nostro quotidiano, perché ti dico, io a parte casa dove ci sono gli angoli votivi, però io ci penso, io ogni tanto ci penso, ma io se non avessi incontrato quell'uomo, ma che avrei fatto nella vita? Oggi dico che avrei potuto fare il gestore di trattoria, perché cucino discretamente bene, o se no forse avrei fatto l'arrangiatore e l'orchestratore, che faccio anche adesso, però non come lo so fare adesso sulla scorta di quello che mi ha insegnato lui. Perché vedi, il mio percorso di approccio con la direzione è transitato su due rotaie parallele. Una era quella di Ferrara. Conosciuto Ferrara, io poi ho conosciuto vari suoi allievi, ovviamente precedenti a me, e uno con il quale ho lavorato molto è stato Francesco De Masi. Francesco De Masi è stato per lo più un compositore di colonne sonore, certo, ma un compositore con la C maiuscola, perché non era un compositore commerciale o un compositore in voga, perché poi alla fine è un compositore che ha convissuto con la generazione d'oro dei Lavagnino, del quale è stato allievo, di Mario Nascimbene, di Carlo Innocenzi, dello stesso Morricone, che comunque era di poco più grande, e poi Trovajoli, di Ortolani, che poi abbiamo anche incontrato insieme. Cioè, Francesco De Masi era in un'epoca dove i compositori di musica non mancavano. Bene, io mi ricordo che una volta mi disse in treno, tornavamo da Napoli, e mi fa: ma Franco l'ha spiegato i traspositori? E gli dissi: no, veramente? Sì, no, sì, me l'ha spiegato, ma lui dà per scontato che io li sappia. Questa è la verità. Dà per scontato che io sappia tutto, come lui. E io non so nemmeno lo 0,01. Dammi un foglio. De Masi in treno su un Napoli-Roma, partendo dal corno in mi bemolle, forse era fatto anche di memoria affettiva perché era nato cornista, De Masi mi spiegò come si scrivono e come si leggono. La cosa più disarmante, più semplice, resa intellegibile a un imbecille di, quanto ci avevo, 18 anni, no? Perché? Perché fa parte del nostro metabolismo. Se noi non possiamo dirigere, concertare e redarguire il musicista in orchestra se non parliamo la sua lingua. Io non posso pretendere da quello che mi sta davanti, con l'asterisco davanti al cognome, e magari è 30 anni che sta lì, e dirgli come deve suonare se io non so nemmeno come si impugna quello strumento. E allora questi momenti, Ferrara che dava per scontato che io sapessi, io però cercavo di capire di più, De Masi che mi insegnava proprio il mestiere nella accezione più artigianale, la matita sulla carta pentagrammata, all'epoca c'era il computer. Beh, questo mi è servito per
capire fisiologicamente e mentalmente come si comporta lo strumentista. Perché poi, parliamoci chiaro, non è che nasciamo tutti direttori della Filarmonica di Berlino. Nella gran parte nasciamo insegnanti di esercitazioni orchestrali. E noi ragazzini gli dobbiamo dire dove si fa il martellato, dove è balzato, dove si fa il doppio staccato, perché lo devono sapere. E per saperlo loro dobbiamo saperlo noi. Quindi, dove voglio arrivare? L'insegnamento non è soltanto qualcosa di alato, di nobile, ma è qualcosa di pratico. Per cui tu ti trovavi a lezione con Ferrara che scendeva sotto la spalla, prendeva il braccio così e gli diteggiava tutti quanti i passi, senza dire una parola. Via. Guarda qua, ta, e diteggiava. Poi dopo andavi a casa sua, dice: maestro, ma lei suona ancora? No, io non suono più da tanto, no, dopo la malattia, no, il violino sta lì, vedi che è impolverato, no, io non suono più. Una volta, io ero a casa sua, lui si allontanò, andò in bagno, in cucina, sparì per qualche minuto, e io fui preso dalla tentazione e mi avvicinai al pianoforte dove c'era il violino sdraiato, col sottocordo, il piano armonico era sporco di pece, ma quello non vuol dire niente, ma con le dita pianissimo per non farmi sentire, perché non lo sentia pure se era nell'altro appartamento. Io ho fatto col dito e il violino era perfettamente accordato, quindi non era vero che lui non suonasse più. Lui si vergognava perché non suonava più come prima, però suonava, studiava. Poi c'erano le volte in cui si faceva prendere, ti metteva a pianoforte, magari accompagnare un cantante, uno strumentista, e capitava a volte di portare qualcuno lì, e ti si metteva seduto vicino e ti buttava la mano in mezzo alle tue per suonare le note che tu non avevi letto dalla partitura, e il secondo corno, il secondo clarinetto, e lì si metteva la mano e integrava con due dita quello che tu con 10 non riuscivi a leggere. Poi avevano le uscite surreali. Io mi ricordo che accompagnai un'amica, un contralto che era appena entrata all'Accademia di Santa Regina nel coro, voce bellissima tra l'altro, e lei mi chiedeva da tanto tempo, cioè, mi porti una volta dal maestro, ti facciamo sentire qualche cosa, e allora, maestro, posso portare questa amica? Certo, venite, dai, venite un pomeriggio, che portate? Ah, abbiamo Stride la Vampa, abbiamo Amore Foriero, il titolo italiano del canzone d'aria, Verdi, che fate Verdi? Stride la Vampa, sì, ma qualcos'altro. E cominciava ad aggiungere, ci ha fatto fare l'audizione alla carte, ha ordinato lui i pezzi, alla fine siamo presentati con 10 pezzi, naturalmente provando come pazzi. Come dei dannati, certo. Lei che non lo conosceva, terrorizzato io che lo conoscevo, per cui, che facciamo? Facciamo questo qua, insomma, abbiamo portato libro scritto, l'ira di Dio, ci presentiamo di pomeriggio, siamo andati via che era sera, ha fatto buio, una lezione di vocalità, di stile, di drammaturgia, entrava nelle virgole del testo il Ferrara che non era acculturato, e sta donna è uscita da lì che camminava sulle acque, era un'altra persona, e per anni, io ancora adesso ogni tanto la incontro e lei mi ricorda, ma ti ricordi quando abbiamo cantato davanti al maestro? Però c'è un episodio successivo, io stavo a pianoforte, vibra, ma lì non c'era bisogno di essere incitati, che lì vibravi alla paura, però capito il paradosso di chiedere il vibrato al pianoforte? Però quando metteva le mani lui, non so che succedeva, fa parte di quei fenomeni, ma vibrava. E allora mi ricordo che giorni dopo la mia amica mi disse: ci senti, ma dovremmo dare un compenso al maestro, ci sarà un compenso perché ci ha fatto un'audizione lunghissima. E tu, non mi mettere nei guai e fare domande del genere. Dice, no, glielo devi chiedere perché no, io mi sento in debito, come facciamo? Allora, io vado dal maestro, dico: maestro, grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato. E la signorina voleva sapere qual è, certo, il suo compenso. Silenzio. Mi guarda, fa: compenso per cosa, caro? Compenso per
l'audizione. Ma si guarda e fa, che siamo in teatro? Siamo a casa. Sì, dico, però lei ha perso tutto un pomeriggio, ha dedicato un pomeriggio soltanto a noi, non soltanto a lei, ma anche a me, che ho imparato pure io, e questa cosa merita un compenso. E a quel momento si è scurito e ha detto, non voglio sentire parlare di soldi, col dito puntato, non voglio sentire parlare di soldi. E ricorda, non puoi vendere qualcosa per la quale non hai pagato. Quindi, quello che lui sapeva, che era stato un lavoro di studio innanzitutto, ma su una base di un talento enorme, e lui questo non lo calcolava, perché lui era solo studio, e quello che lui aveva e che trasmetteva non aveva un riscontro mercantile, non poteva essere convertito in soldi. Quantificato. Tant'è che nei suoi ultimi mesi di vita, questa del compenso fu una lezione enorme, a me mi ha segnato per tutta la vita, tutti abbiamo il libero arbitrio, io l'ho usato in quel modo, io ho seguito quell'insegnamento e sono contento di averlo fatto. Ma tornando a questo fatto del soldo, no? Come materia di scambio, lui gli ultimi mesi di vita ha lavorato gratis, facendo delle cose che andavano oltre le sue forze, ma molto oltre le sue forze, perché fece dei viaggi, lui andava in commissione ai concorsi, faceva un corso a ogni giugno al Conservatorio di Parigi, e poi aveva il corso ad Assisi, poi il corso a Siena, ma io e gli altri che ci alternavamo nell'accompagnarlo alla stazione per partire, perché l'aereo non lo prendeva più, io, Dario Lucantoni, all'epoca c'era anche il povero Alberto Maria Giuri che non c'è più, e vedevamo che tutta la parte amministrativa del suo operato era in mano alla consorte. E perché dico questo? Perché una volta, dovendo partire e andare a Praga in treno da Roma, mi disse, ma sai, vado a fare un favore a un amico che registra le sinfonie di Beethoven, però tu capisci, è un amico, io non, mi ha chiesto come consulente musicale un cachet, ma io consulente musicale non l'ho mai fatto, io vado là, siamo tra amici, gli do una mano. Quindi lui andò ad assistere a questa incisione di Sinfonia di Beethoven gratis, situazione nella quale sicuramente è entrato nel vivo, dando indicazioni, dirigendo per interposta persona, un lavoro che ad altri sarebbe stato strapagato all'epoca, figuriamoci oggi, e lui lo fece gratis, quindi praticamente è morto convinto di aver spesso operato in maniera generosa e amichevole, però c'era chi monetizzava per lui, e se lui l'avesse saputo io penso sarebbe morto anche prima, e quindi per fortuna diciamo questi ultimi l'ultimo anno di vita lo ha vissuto in questa sorta di trance monetaria dove non ha mai parlato di soldi, dove era convinto di ricevere quel poco che lui pensava fosse giusto, compreso Siena. Sì. Ci sono degli episodi a Siena che non posso raccontare, comunque ci sono persone ancora, no, forse vivo, non c'è ancora più nessuno, sono rimasto soltanto io, però di conti, di extra dell'albergo che dovevano essere pagati all'Accademia, i garage, cose che noi andavamo lì a cercare di tamponare per evitare che lui lo sapesse, perché sarebbe sentito male. Io ebbi una telefonata da Guido Turchi, che non era tenerissimo, che nonostante vivesse a Venezia da una vita era romanaccio marcatissimo, e una volta mi chiamò e mi disse, oh, vieni a vedere ha combinato la moglie del maestro tuo, mettendomi un imbarazzo enorme. Certo. E fu lo stesso anno in cui era l'ultimo anno in cui il maestro
sapeva che sarebbe morto. Questo non è un aneddoto, questo è un fatto riferitomi da lui stesso nel novembre dell'84. Noi eravamo in Puglia per un corso, un anno prima, eravamo col gruppo del corso, in una mattinata di pausa si andò a fare una gita alle grotte di Castellana. Allora, un po' per le mie origini pugliesi, io già c'ero stato da piccolo, un po' perché il maestro in profondità come in altitudine non andava, più per paura che per pericolo, perché non avrebbe corso pericolo. E io rimasi con lui, dissi: ah, ragazzi, andate voi, io rimango col maestro, mangiamo qualche cosa, vi aspettiamo che prendiamo il pullman e torniamo. E alle grotte di Castellana noi passammo delle ore insieme e durante il nostro pranzo, era novembre, il maestro mi fa: oh, vedi che appena torniamo a Roma io ti devo dare il programma di Assisi e Siena, così tu cominci a studiare. Il maestro: sì, sì, va bene. Dico: ma Siena sarà un po' presto, dico, forse un po' prematuro. Novembre. Andavo a Siena, facevo uditore, guardavo, mi faceva dirigere, però ero sempre il ragazzino che stava là, buono buono, no? Gli si dava, chiamiamolo contentino, questa roulette russa di salire su e di dirigere, come ha fatto con altri, d'altronde, non solo con me. Però fare il corso, cioè dirigere tutti i giorni, ogni giorno un pezzo diverso, era un altro tipo di regime di giri, di stress. Il maestro forse è un po' prematuro, magari il prossimo anno, lei che ne pensa? No, tu devi venire adesso, quest'anno devi venire, l'anno prossimo devi venire. Io poi non ci sto più, vabbè, che lascia l'accademia. E lui fa: no, ma tu non lo sai. Dico: no, ma è questa cosa che non so, io il prossimo anno muoio. Si è gelato il sangue. Ho gelato perché tutti gli episodi che lui mi ha raccontato, e ce ne sarebbero tanti che non avremmo il tempo di menzionare, che ti possono lasciare interdetto, quello ti gela. Perché mi è caduto come una ghigliottina, e lui sapeva esattamente che sarebbe morto il 7 di uno dei mesi della seconda parte dell'85, ma va a capire quale. Allora da lì si sono scatenati dei fatti ogni 7 del mese da giugno a settembre. Ora, se racconto questi fatti, uno dei quali l'ha raccontato lui, quindi non è stata una visione mia del solito ossessionato, un fatto successo a Parigi, ma comunque veniamo al dunque. Ad agosto eravamo sempre nel solito Teatro Metropolitan di Siena, di pomeriggio, facendo lezione sul Coriolano, non a me, era un altro direttore, io stavo seduto nella fila accanto a lui. A un certo punto il maestro stava come estraniato dal contesto, aveva un momento d'assenza che era raro, perché lui era sempre vigile, quasi quasi preveniva gli errori perché sapeva quali sarebbero stati, anche errori strumentali. Aveva un momento in cui si era estraniato. A un certo punto ferma il collega che stava dirigendo sopra e gli fa: senti caro, guarda, fai una cosa, vai prima della coda, stava lavorando Coriolano, e gli fa: allora guarda, clarinetti, fagotti e corni, do, settima, prima rivolta, do. In quel momento stava parlando di Egmont, forse stava pensando ad Egmont prima, insomma, fatto sta che non finisce la frase, mi guarda: ho sbagliato. Si è alzato, ha ficcato le partiture nella borsa, è scappato dalla sala ed è sparito. Sparisce il maestro e lì non sapevamo che fare. I giorni dopo. Allora mi chiamò Turchi e mi disse che il maestro sparì, non si presentò a lezione il giorno dopo. E mi chiamò Turchi e mi disse: scendi un po'. Io scesi e mi trovai Turchi, Ali Binaidenov e la moglie del maestro schierati davanti all'Accademia. Li guardo,
e dico: a che devo l'invito? Che qualcosa avevo subodorato, il maestro era sparito, noi tornavamo a casa, non si faceva lezione, l'orchestra schierata, il maestro non si presentava. E allora Turchi mi fa: che è successo a Franco? È successa una stupidaggine, dico, perché stavamo lavorando su un pezzo, lui è intervenuto e ha parlato di un altro pezzo, da Coriolano è passato ad Egmont, ma dopo mesi che sta insegnando, a fine corso, la stanchezza... Ci poteva stare, ci poteva stare. L'età, ma tutto ci poteva stare. E se n'è andato. Lo so che se n'è andato, ma questo non sta a fare più lezione. Più lezione, tornerà. No, no, tu sai che fai? Che devo fare? Lo vai a chiamare. Dico, ma perché io, scusi, c'è la signora che è la moglie. Ma siete tutti voi. All'accademia, perché ci devo andare io? Cioè, perché mi devo fare insultare? E questi mi mandano proprio a forza all'ascensore. Noi ti aspettiamo qua. Io salgo su al terzo piano, sapevo qual era la camera, e comincio a passeggiare sulla moquette, faccio avanti e dietro, e ogni tanto mi fermo, vado col pugno per battere alla porta e poi dico: no, 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 non posso, non posso. Dopo tre volte dei tentativi, io non ho bussato, vado ad avvicinarmi alla porta e sento fare: entra! Oh, adesso ti dico che c'era la moquette e soprattutto c'era la mia ferrea volontà di non farmi sentire, per cui io camminavo come un ladro d'albergo, per evitare che si potesse essere la minima vibrazione che potesse somigliare a un passo di qualcuno che lui conosce, stava fuori. E quindi al quarto tentativo vado per bussare e fa: entra! E c'è la porta aperta. Entro, apro di 15 gradi la porta, posso? Entra, entra. Che stai a fare là fuori? Quindi sapeva che stavo fuori. No, che sto a fare qua fuori? Mi hanno mandato. Entra, entra, chiudi. Allora, entro e c'era la sua camera. C'era lui con una coperta di lana addosso, tipo accappatoio, lui in pigiama, con un paio d'occhiali sul naso, un paio d'occhiali sulla fronte, e tutto il materiale d'orchestra, tutto steso per terra, sul letto, sui tavoli, in bagno, tutto, era tutto tappezzato di materiale d'orchestra. Io guardo, dico: maestro, che è? Sto mettendo le arcate. Dico: allora torna. E guarda, mi fa: torno. Dice: ma tu ti rendi conto cosa ho fatto? Mi sono rincoglionito. Dico: no, aspettiamo un attimo, frega, ed è, sono rincoglionito. Dico: maestro, può succedere quello che dicevamo poco prima con te, la stanchezza, lo stress, il carico di cose, 13 allievi durante un corso. Sì, dice, è un lapsus, può capitare a chiunque, certo. Ma magari capitasse a me, io sarei fiero di un lapsus. Vuol dire che sto insegnando e invece di un pezzo ne ho detto un altro, lo scriverei anche sul curriculum. Per lui era un'onta. Il fatto di aver sbagliato non lo perdonava a se stesso. E questo però, attenzione, nella sua psiche segnata dal giorno 7, e che questo accadde in quel periodo lì, e lo aveva debilitato emotivamente. Era questo il vero motivo, non tanto lo sbaglio, quanto il fatto che lui diceva: cioè, già so che devo morire, mi rimbambisco pure prima, che fine faccio? Alla fine. Sì, era proprio una questione proprio di orgoglio, di amor proprio, e si vergognava del fatto di aver sbagliato. Il semestre, guardi, può succedere a tutti, non se ne è accorto nessuno, perché, ma io sì, ho capito, però cosa gli dico a questi qua sotto? Perché poi alla fine io devo tornare con un bottino di guerra, cosa gli dico domani a lezione? Il suo momento di debolezza era come il momento in cui Toscanini si interruppe nell'ultimo concerto per radio, 4 aprile 54, a quel momento non ha più diretto. Allora lui sentiva questo peso, il peso dell'arrivo del termine, del fine corsa, che noi però, tornato lui in sala, non avevamo più tenuto in considerazione, nemmeno io stesso, che sta cosa del 7 la sapevo. La sapevo dall'anno prima. E quindi quando poi
il corso si fece tutto anche con l'episodio del Coriolano che ti ho raccontato, della bilocazione. Poi tornammo a Roma e poi venne il momento di andare a Firenze. E qui comincia la parte più brutta, però anche qui ci sono dei risvolti anche comici, perché lui aveva uno humor sottile, a volte non molto sottile, ma quando era sottile era una lama. I rapporti con la moglie non erano idilliaci, non erano. Ok, questo l'abbiamo intuito. Perché, ma guarda, anche nelle righe di quel lavoro meraviglioso che ha fatto Roberto Liso sul maestro, nessuno di noi sarebbe stato capace di farlo. Se uno sa leggere tra le righe si capiscono tante cose, poi chi le ha vissute di persona le sa. E la moglie aveva un carattere molto frivolo, versato su moda, profumi e cose del genere, profumi e balocchi. Lui invece era abnegazione, sacrificio, lavoro. Devozione al lavoro, sì. E una enorme generosità per gli allievi in maniera indiscriminata. Io non posso dire di essere quello che io ho ricevuto quello che mi spettava, ho imparato quello che sono stato capace di imparare, sicuramente non tutto, ma la generosità di Ferrara, che tu parta da che ti posso dire dai primi, da proprio dai primissimi allievi, tra i quali c'era Gelmetti, ma che ti posso dire, Franco Petracchi, Bruno Aprea, tutte le sono cinque generazioni, possiamo dire, di direttori, quindi tra quelli nati negli anni, primi anni 30 come De Masi, fino a me che sono del 65. Allora, se tu parli con questi direttori o se ti risenti la testimonianza di Gelmetti nel documentario di Onofri, il termine che ricorre è la generosità. Sì, sì. Perché quella era la sua arma. Lui non aveva riserve, lui non aveva un tassametro, lui non faceva lezione col timer della cucina a forma di uovo sodo, non si rendeva conto del tempo che passava, per cui tu ti trovavi intanto convocato da qui alle 6 di mattina, o ti trovavi fino alla sera alle 10, 11, mezzanotte con le partiture su un divano a discutere su perché Brahms ha scritto così, perché Strauss, perché Verdi. La generosità di trasmettere tutto quello che lui aveva accumulato, che per lui era poco, e mentre per noi il poco era la capacità di riuscire a carpire tutto questo patrimonio enorme, questo bagaglio immane. E quindi veniamo al 5 settembre, l'ultimo giorno in cui l'ho visto, i giorni in cui io fui convocato molto presto a casa sua, e giorni in cui accaddero due cose. In un certo momento tirò fuori dal suo armadietto, lì, un armadietto sotto la sua libreria enorme, una partitura della valse di Ravel con i bordi bruciati e una bacchetta scurita, come se fosse bruciata anche questa, tenuta con lo scotch. Me le mise in mano e io chiesi: ma maestro, che cosa sono queste cose? Cioè, queste sono le cose che sono state trovate di Guido Cantelli. E già quello, io gli rimisi in mano subito queste cose perché bruciavano. Ma sai come mettere le mani in un'urna cineraria, certo, che non ti appartiene. Certo. E questa fu una cosa che fece quel giorno. E l'ultima, che ha un lato divertente ma tragico, a parte che è l'unica volta in cui l'ho visto con una camicia a maniche corte, sempre in giacca e cravatta o con il Dolce Vita. Quel giorno aveva la maniche corte. Io non ho mai visto le braccia del maestro. Portandomi alla porta per accomiatarmi, chiama la moglie per salutarmi o per farla salutare. Io avevo messo a posto tutto, le medicine, le partiture con cui lui doveva partire e andare a Firenze. Io avevo sistemato come facevo sempre ad ogni partenza. E l'ultima frase che gli ho sentito dire fu: Maritza, quest'anno ti faccio un bel regalo di compleanno. Ed è stata la chiusura del cerchio. Lui è morto la notte prima del compleanno della moglie. E quando io poi, il 7 settembre, mi telefonarono, insomma, cioè, il maestro è stato male.
E mai sei stato male, può significare tutto e niente, perché a volte va dei malesseri, si riprendeva. Insomma, a un certo punto, dopo varie telefonate mie all'hotel anglo-americano, a un certo punto, passato mezzogiorno, il concierge mi dice: guardi, c'è il maestro De Bernard, le passo lui. E mi passa Massimo: Massimo, ma che è successo? Il maestro come sta? Il maestro è morto. E lì mi è cambiata la vita. Da quel momento partimmo di corsa, io, Francesco De Masi, altri, siamo andati a Firenze. L'ultima volta l'abbiamo visto lì. E quella cosa mi ha segnato, perché nessuno, non solo io, nessuno si aspettava che Ferrara, debilitato da una salute malferma da sempre, nonostante questo aspetto da attore di Hollywood che aveva negli anni 50 e 60, ma anche da vecchio aveva fascino, che lui potesse morire, perché le aveva passate tutte e le aveva tutte superate. Ma era quasi come se lui si fosse posto un conto alla rovescia, che lui il giorno 7 di settembre doveva morire, così come il 7 maggio del 77 aveva avuto l'ictus che gli aveva determinato questo lungo conto alla rovescia di 8 anni. Gigi, guarda, io ti starei a ascoltare per ore e io sono abbastanza sicuro che ci chiederanno nei commenti di bissare un altro incontro, perché mi rendo conto che potremmo fare 20 puntate ed esauriremmo solo una piccola parte. E ti dico una cosa, nonostante io, come tutti noi, insomma, annaspi in questo marasma che è la direzione d'orchestra attuale, ogni volta che ho occasione, che sia in aula o in auditorium, con gli studenti, che sia con gli amici, che sia alle prove, io una parte del tempo cospicua la dedico a ricordare, a parlare di chi era il maestro. Perché? Perché con l'internet, se vuoi sapere qualcosa di me, trovi tutto, trovi anche il segno zodiacale e l'ascendente, ma cose relative a personaggi di questa caratura, di questo peso, le possono raccontare quelli che le hanno vissute, ed è giusto che noi si parli di loro e non di noi stessi. Vuoi sapere chi è Gianluigi Zampieri? Vai su Facebook, stai un minuto e hai finito, anche se è tutta la stessa cosa. Ma per sapere chi sono stati questi eroi, questi sono stati dei semidei, perché purtroppo avevano dei punti vulnerabili. E per noi Ferrara era una divinità, da vivo lo è da morto, però aveva la debolezza, la vulnerabilità del semidio. E lui, come Achille, aveva un punto. Il suo punto non era l'epilessia che si è detto, ma era la scarsa saturazione del sangue. Ossia, il famoso saturimetro dell'epoca del Covid, sì, certo. Se fosse esistito negli anni 60, Ferrara non avrebbe subito gli elettroshock e tutti gli esperimenti che gli hanno fatto fare da cavia, grazie anche a chi lo prestava a fare queste cose. E forse avrebbe diretto fino a tarda età. Sicuramente, per quanto il tempo il maestro poteva vivere ancora, io sarei rimasto a studiare. Questo riguarda il mio piccolo mondo, ma sicuramente il mondo della direzione d'orchestra, che aveva avuto uno shock con la morte di Cantelli, sarebbe continuato su quella linea, la linea dettata da Toscanini, da Guarnieri, certo, e da De Sala. Il panorama attuale sarebbe totalmente diverso. E guarda, tante cose che ti ho detto io e tante altre, perché ha avuto una frequentazione più lunga, ce l'ha Gilberto Serembe. Che è rimasto... magari potremmo valutare una prossima volta, perché, se ha piacere, Gilberto, partecipare anche lui. Gilberto ha sicuramente 10 se non più anni di racconti da fare oltre a me. E allora magari un giorno facciamo questo incontro anche a tre. Ma ci tengo a sottolineare che, nonostante io adesso inizierò la mia vicenda finale di docente come docente di direzione d'orchestra a Perugia, ci tengo a dire che in Italia ancora si studia la direzione d'orchestra, e l'Italian Conducting Academy, che è a Milano, è un'istituzione che fa capo all'ultimo testimone della genia di Franco Ferrara, l'ultimo testimone proprio come docente, cioè quello che trasmette un bagaglio. E io nel mio corso spero di fare altrettanto, però mi piace menzionare i colleghi ai quali qualcuno te l'ho menzionato anche durante la nostra conversazione, De Masi, Aprea, Franco Petracchi, ma
Gilberto rimane una pietra miliare nell'insegnamento della generazione successiva. C'è stato un vuoto in mezzo. Sì, Bruno Aprea ha avuto una grandissima classe di direzione d'orchestra in conservatorio. Oggi in conservatorio la direzione d'orchestra la insegnano con i dischi, col pianoforte, con le cuffiette, con lo specchio. Questo è inammissibile. Io infatti il tentativo, e qua ringrazio anche il direttore del mio conservatorio di avermi chiesto l'avviamento di questo corso, di riportare il corso alle origini, quindi senza fare dei miei cloni, ma setacciando chi veramente ha voglia di fare con la serietà e che passi dalla sapienza, dalla conoscenza della partitura per tornare a fare un mestiere come si faceva all'antica. E non è un disonore fare il mestiere all'antica, e anzi, conservare le origini. Non voglio parlare di tradizioni, ma di origini. Per questo io domani mattina, con la mia allieva Benedetta, andrò al cimitero del Verano, altipiano del Pincetto, riquadro 15, tomba 11, come se andassi a casa del maestro. Invece di portare due pasticcini porterò due fiori, gli presenterò la mia allieva affinché lei sappia che non tutto comincia da me, ma tutte e due, entrambi, veniamo da qualcuno. E questo toccherà farlo anche a loro quando saranno grandi. Gigi, grazie tantissimo della tua testimonianza. Io grazie, ci conto veramente che a breve ci si rivede ancora, magari anche di persona. Non lo sai, ma mi hai fatto una seduta psicanalitica e di questo te ne ringrazio, perché mi hai fatto tirare allora, cose. Non posso neanche mandarti il conto, perché abbiamo detto quello che abbiamo detto sul... Quindi non posso neanche... quell'episodio, ormai qualsiasi rapporto mercantile e azzerato. Non funzionerebbe. Grazie tante Gigi, grazie della tua testimonianza. Ti abbraccio, ti abbraccio. Ciao. Ancora. Grazie, ciao. Vito. Ciao. Che dire, alla fine due video così lunghi e così impegnativi. Avete visto la personalità di un uomo straordinario? Sicuramente unico. Perché, insomma, le cose che abbiamo sentito, soprattutto perché le abbiamo sentite da chi le ha vissute in prima persona, quindi non siamo al sentito dire, non siamo al passaparola, non siamo a notizie di quarta, quinta mano, magari deformate dal tempo o dall'aura e dalla leggenda che ruota attorno a certe persone. Lascio ovviamente a voi, insomma, la valutazione riguardo certi episodi che hanno veramente dello straordinario, come l'esempio è stato raccontato del tamburo che risuonava in un altro studio o del fatto di essere inspiegabilmente presente in due posti diversi. Insomma, io non entro su questo aspetto. Ho di Gianluigi Zampieri, che conosco da tantissimi anni, ovviamente una stima sconfinata, come sapete, e quindi per me quello che lui dice è buono, dopodiché ognuno di voi si farà la propria idea. Ma al netto di questi episodi, non dimentichiamo mai che quest'uomo era probabilmente il caso più straordinario di direttore d'orchestra che abbia calcato i nostri palcoscenici. Se poi credete nel destino, allora dovete anche credere che il destino tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto, in maniera anche crudele, insomma, perché capite che concentrare in un unico uomo tante capacità e poi non dargli la possibilità di esercitarle, insomma, è difficile. Ho visto un uomo complesso, in certi tratti estremamente severo, e al contempo per certi versi anche un uomo molto semplice che leggeva Topolino. Insomma, questa cosa me l'ha raccontata anche l'amico Umberto Benedetti Michelangelo, insomma, certi tratti di quasi di ingenuità che non immaginereste in un uomo con quell'esperienza, con quel background e con quelle capacità. Bene, spero quindi che queste due lunghe chiacchierate vi siano servite a farvi un'idea più precisa. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se avete piacere di avere i contenuti extra e dei vantaggi esclusivi potete anche abbonarvi, trovate in descrizione il link per potervi abbonare, e noi ci vediamo al prossimo video, non mancate.